San Bernardo oggi è off limit solo a parole. Nulla ricorda la Via delle Rose, come tutti chiamavano questo viale, solo abbandono, ma qui a fare paura è tutto quello che non si vede, oltre i muri di cinta, dentro il capannone sud. Quel capannone lì, essendo un capannone basso e fatto in metallo, era coibentato da dei pannelli. E tutti questi pannelli alla fine si è scoperto che era amianto. Sergio Pelachin è stato delegato sindacale a San Bernardo. L'amianto di ieri è ancora lì, negli intonaci, nelle coibentazioni dei tubi che passavano nei cunicoli di docce e spogliatoi. Scopro adesso che ad esempio una guardia che faceva i controlli nei tunnel, eccetera, eccetera, questo qua è morto di asbesto. Lo stabilimento di oggi è una bomba ecologica in pessimo stato di conservazione, abbandonato da oltre 15 anni, descritto filo per segno nelle perizie della Procura. A questo punto si è arrivati con una serie di passaggi che ci sono stati nella proprietà di questo capannone, proprietà che inizialmente era di Olivetti. E che poi, in una vicenda su cui è indagato la magistratura, è finita in una girandola di scatole cinesi. L'ultimo proprietario, la IBK SAS, società fittizia intestata ad un nullatenente residente a Milano, Sorin Popescu. Una truffa con tanto di soldi chiesti per la bonifica, poi spariti. Fallimento e asta giudiziaria ancora senza esiti. La bonifica bloccata perché spetta al proprietario. Di fatto non c'è mai stato un interlocutore, un proprietario che abbia risposto alle ingiunzioni che l'amministrazione ha fatto di confinare e di bonificare il capannone. Il comune negli ultimi 5 anni ha speso 50.000 euro per la messa in sicurezza, ma la situazione è precaria, il perimetro isolato ma con pannelli fragili, come denunciano i residenti. Sono coperture fatte in trucciolato di legno, quindi si imbevono di acqua piovana, di intemperie, e quindi tendono a cadere dopo un po'. Mi sentirei con buona probabilità di escludere rischi significativi per la popolazione. È chiaro che non fa piacere avere un manufatto di questo genere alle porte di casa. La soluzione passa solo da quello che potrà essere San Bernardo in futuro. Un nuovo proprietario, nuove attività, chissà. Adesso parla solo il passato. Quando pensi che lì c'erano migliaia di persone che lavoravano e che oggi non c'è più nessuno, parte un po' di sconforto, nel senso che è finito un mondo, diciamo così.